Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders Magazine Italia. Vi vedo numerosi questa sera, curiosi di sapere, di conoscere qualche cosa in più della realtà della Svizzera. In effetti, io credo che qualsiasi investitore, trader, consulente finanziario, professionista della finanza, in qualunque paese si muova, in modo particolare nei paesi europei, ma vorrei dire anche in qualunque paese del mondo, non può prescindere dal conoscere in qualche modo la realtà svizzera. La piazza finanziaria svizzera infatti costituisce comunque un punto di riferimento essenziale per la finanza internazionale. Cercheremo di capire quali sono gli elementi che la differenziano. Nel primo webinar di questa serie, che trovate facilmente nel canale YouTube di Traders Magazine Italia, abbiamo fatto degli importanti cenni storici sulla Svizzera, soprattutto per far capire ai nostri ascoltatori, per illustrare ai nostri ascoltatori come il modello storico svizzero corrisponda perfettamente a un certo tipo di filosofia esistenziale della Svizzera medesima. In modo particolare abbiamo puntato l'attenzione sul fatto che i tre pilastri essenziali dell'economia svizzera, che sono sostanzialmente il sistema bancario, il sistema assicurativo e il sistema turistico, che costituiscono comunque in questo momento ancora una parte rilevante e maggioritaria del PIL della Svizzera, del prodotto interno lordo della Svizzera, queste tre anime della Svizzera hanno una precisa connotazione storica, una precisa motivazione storica, dovuta appunto al modello con cui la Svizzera è nata. La Svizzera è nata su un patto eterno confederale, stabilito secondo la tradizione il 1 agosto del 1291, vale a dire 728 anni fa. Su quel patto eterno la realtà svizzera si è sviluppata nel corso dei secoli, dei decenni, andando a configurare una realtà che prima era fatta di soli tre cantoni che avevano come unica risorsa sostanzialmente l'accesso al Monte Gottardo e quindi sostanzialmente il monopolio della transitabilità fra nord e sud in quella zona, e i tre cantoni oggi sono diventati 23, anzi 26 cantoni, perché tre sono doppi cantoni, sono cantoni che sono sostanzialmente sdoppiati in due, anche se hanno mantenuto una amministrazione unica. Quindi 23 o 26 cantoni che siano, come li vogliamo considerare, sono oggi la realtà della Svizzera che si è sviluppata dopo 728 anni. L'ultimo cantone che è stato annesso, l'avevamo precisato nel primo webinar di questa serie, era stato proprio il cantone italiano, il cantone Ticino, dovuto sostanzialmente alla sua storia, alla storia di, diciamo di avere troppa vicinanza con la Lombardia, con i milanesi. Quindi con una popolazione normalmente aggressiva nei confronti dei vicini e desiderosa di prendersi il Ticino, di mangiarsi il Ticino. Questa in qualche modo vicinanza storica della Lombardia non ha giocato a favore del Ticino, che vedevano in qualche modo i vicini ticinesi come troppo conniventi con gli italiani e con i lombardi. Questo aveva suscitato un clima di diffidenza che poi si è estinto, si è dematerializzato nel 1848, quando appunto il Ticino è stato annesso alla Confederazione. Il Ticino, ricordo che è la regione, una delle due regioni dove si parla l'italiano, e l'italiano in Ticino è assolutamente la lingua dominante ed è anche un luogo di lavoro per moltissimi italiani. Diciamo che è uno di quei luoghi di lavoro dove
dove spesso molti operatori della finanza italiani sono andati a confluire proprio perché trovano o trovavano nella Svizzera un punto di riferimento di mercato finanziario evoluto. Vediamo se possiamo parlare di qualche cosa in più rispetto al webinar dell'altra volta, andando ad approfondire anzitutto il sistema fiscale svizzero. Il sistema fiscale si è evoluto nel corso dei secoli, ma la cosa veramente interessante è che ha mantenuto sostanzialmente una identità molto simile. In modo particolare, la Svizzera ha avuto delle variazioni significative nel sistema fiscale solo nei momenti più drammatici della storia europea, ovvero in corrispondenza, per esempio, con le guerre mondiali a cui la Svizzera non ha partecipato, ma che, di cui ovviamente ha subito conseguenze all'interno e anche pressioni all'interno. Pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale, quando la Germania aveva pronto il piano per invadere la Svizzera. Sarebbe stato un sol boccone per la Germania dell'epoca invadere la Svizzera, decise poi di non farlo, ma la Svizzera è riuscita a mantenere comunque la sua neutralità in tempi veramente molto difficili, ma questa neutralità ovviamente l'ha pagata e l'ha pagata anche molto cara in talune situazioni, in talune circostanze, sotto il profilo del prodotto interno lordo svizzero e della necessità di dover in qualche modo costringere i cittadini a delle restrizioni, ma sicuramente di gran lunga la Svizzera è stata molto fortunata sotto questo punto di vista, perché appunto è riuscita a mantenere la neutralità. Quello che vedete in questo schermo è la curiosa vignetta che contrassegna la copertina del sistema fiscale svizzero, dell'opuscolo, diciamo che l'amministrazione federale delle contribuzioni. Quindi l'amministrazione sostanzialmente svizzera che diffonde i parametri fiscali, detta AFC, Amministrazione Federale delle Contribuzioni, appunto, diffonde sin dal 2017 per descrivere ai cittadini le caratteristiche del sistema fiscale svizzero. È interessante notare che tutto l'opuscolo, che adesso sarà oggetto da parte nostra di una disamina, come dire, sintetica, dovete tenere presente che questo è un opuscolo che permette di tenere, grosso modo, una lezione di una giornata sul sistema fiscale, una lezione veramente completa di una giornata. Ovviamente in questo webinar diamo solo alcuni spunti per far capire un attimo ai nostri ascoltatori com'è organizzato il sistema fiscale e soprattutto le sue differenze fondamentali rispetto al sistema italiano, quindi al sistema a cui siamo maggiormente abituati. Dicevo, è curioso il fatto che l'amministrazione federale delle contribuzioni ha cercato di dare una impostazione di marketing alla diffusione della cultura fiscale con i cittadini, ricorrendo un pochettino all'autoironia e ricorrendo all'autoironia che comunque il fisco è il fisco dappertutto, è il fisco anche in Svizzera, magari un fisco meno oneroso di quello di altri paesi, e poi tutto da dimostrare, come andremo insieme a verificare, ma certamente è un fisco che pesa sui contribuenti perché deve garantire determinati livelli di servizio ai contribuenti. Non voglio andare al macello, va bene, sul sistema fiscale svizzero è un po' la vignetta con cui l'amministrazione federale delle contribuzioni cerca di diffondere appunto la cultura. Quello che vedete in questo momento rappresentato sullo schermo è la Svizzera con tutti i suoi cantoni. Ciascuna di queste sigle rappresenta un cantone. Il nostro cantone italiano è il cantone Ticino, quello che vedete che ha il lago di Lugano, bello evidente, che entra all'interno del cantone. Cantone Ticino, Lugano, dove c'è l'Indona. Credo che si stia collegando
in questo momento anche il nostro amico Stefano, che poi sì, Stefano, ti vedo collegato, e Sì, che ci sono. grazie di intervenire a questo webinar. Poi ti passerò la parola, Grazie a te. ma finirò le mie elucubrazioni fiscale per darti la parola proprio sul sistema di investimenti svizzero. Ora, dicevo, ciascuno di questi rappresenta quindi un cantone, ed è molto importante vedere la Svizzera suddivisa in cantoni dal punto di vista fiscale, perché nella realtà la Svizzera ha tre soggetti che riscuotono le imposte. Questo concetto di tre soggetti è molto importante per capire la struttura confederale. I tre soggetti sono la Confederazione, che sostanzialmente riscuote un'imposta, che è l'imposta principale, che è l'imposta federale diretta, e l'imposta sui consumi, che è l'IVA. L'IVA, così come la conosciamo in Italia, è né più né meno, con una grossa semplificazione. Grossa semplificazione perché la maggior parte dei contribuenti di piccola dimensione possono scegliere un regime di dichiarazione IVA molto semplice e forfettario. L'aliquota IVA di base è il 7,70% contro il 22% dell'IVA italiana, e quindi circa un terzo dell'IVA italiana. Ha oscillato negli ultimi anni di pochissimi decimi di punto percentuale, andando, diciamo, era arrivata all'8,20-25, se non erro, è stata poi ridotta al 7,70. C'è poi un'aliquota ridotta per quello che riguarda il turismo, un po' come da noi l'equivalente dell'IVA al 10%, che qui è del 2 qualche cosa per cento. Comunque il 7,70 è l'aliquota base dell'IVA incassata dalla Confederazione. La Confederazione una volta incassava una tassa che si chiamava tassa sulla difesa nazionale, imposta sulla difesa nazionale. Prima che, cioè, che esistesse l'IVA, prima che esistesse l'imposta federale diretta, che sicuramente sono imposte da un punto di vista culturale più moderne, la Confederazione incassava appunto l'imposta sulla difesa nazionale. Questo sta a indicare che in ogni caso la Confederazione dei cantoni si basa sul fatto che i cantoni si alleano fra di loro per essere difesi da un unico soggetto. Quindi rinunciano alla sovranità della difesa, delegandola alla Confederazione. E la Confederazione in questo assume un aspetto così importante che addirittura la prima imposta, molti anni fa, che la Confederazione incassava era quella sulla difesa nazionale. Oggi, ovviamente, la Confederazione fa qualche cosa di più, ma non molto di più, che non difendere i cittadini. Diciamo che la Confederazione deve alimentare un apparato burocratico proprio, il sistema di governo, il sistema parlamentare, deve quindi alimentare parecchie voci di spesa su cui ha bisogno di maggiori entrate. Si interessa anche di un fenomeno che poi analizzeremo, che è la perequazione dei cantoni, ovvero i cantoni non vengono lasciati soli a se stessi. Dal punto di vista della loro comparazione fra un campione e l'altro, i cantoni più poveri vengono in qualche modo aiutati dalla Confederazione per cercare di farli rientrare nella media svizzera. E questo è un altro concetto molto evoluto con cui la Confederazione fa in modo che ci sia eguaglianza fra i cantoni attraverso il sistema cosiddetto perequativo, appunto il sistema con cui la Confederazione distribuisce una parte della sua ricchezza, delle imposte federali, appunto, alla collettività in funzione dei redditi dei singoli cantoni. Quindi l'imposta federale diretta è assolutamente l'imposta principale insieme con l'IVA. La Confederazione quindi è la prima, come vedete da questa curiosa vignetta, ripeto, queste sono vignette che sono state strutturate dall'amministrazione federale delle contribuzioni, cioè per rendere il più possibile agevole capire come è fatto il sistema fiscale svizzero. La Confederazione quindi è il primo soggetto che incassa le imposte, il secondo soggetto è il cantone. Quindi il singolo cantone ha una sua sovranità fiscale. Attenzione, col concetto di sovranità si intende proprio sovranità,
nel senso che il cantone è assolutamente autonomo nel determinare le proprie imposte da pagare, nell'ambito di quelle che sono le imposte costituzionali, che sono sostanzialmente l'imposta sul reddito e l'imposta sulla sostanza. Vedremo poi che ci sono piccole imposte locali, ovviamente, ma ne parleremo a volo radente perché ci interessano meno. Quindi l'imposta federale diretta che va alla Confederazione, l'IVA che va alla Confederazione e il cantone che invece riscuote l'imposta sul reddito e l'imposta sulla sostanza. Il cantone poi delega i comuni ad avere una propria autonomia impositiva. È leggermente diverso dal concetto di sovranità fiscale che ha il cantone. È una autonomia impositiva, ma di fatto viene attribuito dal cantone al comune il potere di poter tassare per poter finanziare le entrate comunali. E anche in questo caso il comune incassa una imposta sulla sostanza e un'imposta sul reddito. Il concetto di reddito e sostanza quindi corrisponde né più né meno che a quello che io produco come reddito, oppure a quello che una società produce come reddito. È quello che invece viene accumulato come sostanza. Di fatto, l'imposta sulla sostanza è quella che noi definiremmo in Italia un'imposta patrimoniale, né più né meno. È un'imposta che grava su quello che già esiste, quindi su quello che è stato accumulato, su quello che è stato accumulato e quindi che ha anche scontato la tassazione. E questo è in qualche modo un invito ai cittadini a non tenere la sostanza ferma, ma a cercare di impiegarla affinché venga finanziato anzitutto l'imposta sulla sostanza, perché l'imposta sulla sostanza è un qualche cosa che altrimenti costituirebbe detrimento del capitale. È un concetto molto bello, molto evoluto, che di fatto introduce una patrimoniale, ma suggerisce al cittadino che investire i propri denari, i propri soldi in modo prudente, responsabile e consapevole è un modo anche per finanziare l'imposta sulla sostanza, è un modo per non tenere i soldi parcheggiati, è un modo quindi per finanziare complessivamente l'economia svizzera. E qui c'è una curiosa tabella sulle imposte federali di quello che è stata un po' la storia della Svizzera. Come vedete, ci sono tantissime imposte che hanno avuto un tempo determinato. Questo io lo sottolineo perché noi abbiamo delle imposte che erano nate in Italia con un tempo ben determinato e poi sono diventate imposte fisse, no? Imposte costanti. Se voi andate ad esaminare le cosiddette accise sulla benzina, ci troverete dentro che stiamo finanziando le guerre etiopiche del 1935. Perché uno ha abolito quell'accise sulla benzina, oppure stiamo finanziando il terremoto del Belice e tante altre cose. Del Belice, non credo sia Belice il modo corretto di dire quella regione, quella zona d'Italia. In Svizzera il concetto è un po' diverso. Il tributo federale di crisi, l'imposta sui profitti di guerra, il contributo unico per il sacrificio per la difesa nazionale, osservate anche come le imposte federali siano motivate in qualche modo, già dal loro nome, in modo molto significativo. Bene, sì, hanno avuto un loro inizio e una loro fine. Viceversa, l'imposta federale diretta, che è quella che esiste ancora oggi, prima del 1983, come dicevo prima, si chiamava imposta per la difesa nazionale, a significare proprio il ruolo che assumeva la Confederazione. Vedete che anche l'imposta sul valore aggiunto è quella che poi costituisce la seconda principale fonte di ingresso. Anzi, oggi addirittura è diventata la prima. La prima fonte di ingresso è l'IVA, la seconda è l'imposta federale diretta. Osservate questa vignetta che sta a indicare come la vicinanza con l'Italia non fa sfuggire all'amministrazione federale le contribuzioni un po' di facile ironia sul vicino Italia, dicendo il disegnino del contribuente che dice devo pagare la Confederazione, i cantoni, i comuni, meno male che in Svizzera non abbiamo la mafia da pagare. È una riflessione un po' amara, va bene, però
Se ricordate la volta scorsa, quando dicevo della Svizzera, spesso parliamo male, diciamo che la terra dei bancarottieri, dei fraudolenti, degli evasori fiscali. Beh, ormai però possiamo anche tenerci purtroppo questa facile ironia che proviene dall'estero, che purtroppo ci fa arrabbiare, perché viene citato uno dei nostri problemi principali. La riscossione quindi delle imposte in Svizzera, qui vedete il dato del 2014, non è un dato molto aggiornato, ma è per farvi capire che le cifre svizzere non è che siano così significative. Oggi sono parecchio più alte, mi pare che siamo a 170 miliardi, qualcosa del genere. Però nel 2014 le entrate fiscali erano queste, 60 e spiccioli miliardi per la Confederazione, 43,5 per i cantoni, 26,8 per i comuni. Osservate che la tassazione locale, cantoni più comuni, è superiore a quella confederale, proprio a significare l'importanza che viene attribuita in qualche modo alla tassazione locale. Vedremo adesso fra un attimo, l'avevo preparata, però credo che si sia chiusa la maschera, magari dopo, mentre passerò la parola a Stefano, la ricostruisco e faccio un flash. Vedremo che attraverso il sistema di tassazione di Svizzera è possibile andare a ricostruire con esattezza tutto quello che viene speso dalle amministrazioni locali e federali. Quello che viene speso può essere visto in termini di destinazione, e questo è grazie al fatto che il cittadino ovviamente vede direttamente come sono impiegate le tasse comunali, le imposte comunali, vede come sono impiegate le imposte cantonali e viene a sapere come sono impiegate le imposte federali. Quello che vedete qui è nell'ambito delle diverse imposte, l'imposta federale diretta e l'IVA, vedete che sono quelle di gran lunga più significative, c'è poi l'imposta cosiddetta preventiva, che è un'imposta che colpisce le obbligazioni svizzere, di cui poi Stefano ci parlerà. C'è l'invenzione, ahimè, della tassa di bollo, che in questo la Svizzera fa concorrenza, un po' di tassazione sulla benzina, sugli oli minerali e un po' di dazio, ma vedete bene che imposta federale e IVA sono quelle che fanno assolutamente da padrone. Ho due parole appunto sui principi che sono alla base della sovranità fiscale. Quelli che vedete qui sono i principi di base, i principi con cui vengono costruiti in Costituzione i parametri del diritto fiscale. Il principio dell'uguaglianza giuridica, il principio della libertà economica, della garanzia della proprietà, della libertà di credo e di coscienza, della doppia imposizione intercantonale, nel senso che non si può verificare il caso che se pago le imposte in un cantone c'è un altro cantone che me le richiede se le ho già pagate da una parte, il divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate per fare in modo che non ci siano cantoni che in qualche modo abbiano come dire, un privilegio ad attrarre capitali stranieri. La Confederazione vuole che tutti i cantoni siano uguali nei confronti dell'estero. La vignetta che vedete in questo momento è solo per la fondue che vengo da voi, che sta appunto a rappresentare il fatto che il capitale straniero che arriva in un cantone ci arriva non perché ha scelto quel cantone in quanto più, in teoria, più conveniente di altri, ma soltanto perché ha scelto la Svizzera, quindi ha scelto la fondue, ha scelto quello che è il piatto tipico svizzero. L'ultima parola al popolo, ancora due parole su questo. Il sistema fiscale svizzero si basa su un sistema che è garantito a livello costituzionale, ed è bene specificare che è il cittadino che decide quali imposte devono essere riscosse. Infatti, lo Stato può imporre al cittadino solo gli obblighi previsti dalla Costituzione e dalla legge. Ogni modifica costituzionale deve essere sottoposta a votazione popolare, sia a livello federale che cantonale, con referendum che è obbligatorio. Quindi è l'ultima parola al popolo in senso stretto. In un paese che ha una connotazione un pochettino autoritaria, come dicevamo l'ultima volta, il governo è una forma consociativa, vorrei dire quasi autoritaria,
Sono otto persone di fatto che governano la Svizzera, con un potere al Parlamento che è un potere di controllo, ma che tutto sommato è un potere di secondo livello rispetto a quello governativo, che è molto forte, ma questo potere molto forte, un potere autoritario, viene bilanciato dalla garanzia costituzionale del referendum obbligatorio, quindi la possibilità di consultare i cittadini sostanzialmente su tutte le questioni che riguardano la fiscalità. Bene, questo è un esempio di una tassazione di un reddito lordo di lavoro di 50.000 franchi nel cantone di Zurigo, e il cantone preleva un'imposta di questo genere sul reddito di 50.000 franchi. È una esemplificazione molto, come dire, molto facile, molto easy. Diciamo, nel calcolo dell'imposta subentrano molti parametri personali, i figli, la famiglia e così via, ma il cantone, come vedete, esercita questa imposizione fiscale, con un onere fiscale che sul cantone di Zurigo è del 6,48%. La perequazione finanziaria nazionale poi è quel fenomeno di cui parlavo prima, in base alla quale, questi vedete sono tutti i cantoni svizzeri, la Confederazione va a fare una equiparazione per i cantoni più poveri a finanziarli. Diciamo, quelli che vedete sotto sono i cantoni più poveri, Giura, Uri, Vallese, Verona, il canton di Berna, Soletta, Friburgo, e in cima ci stanno i cantoni più ricchi, sono in cima Zugo. Zugo è notoriamente il cantone dove si sono rifugiati, per così dire, i più ricchi in Europa, i nomi più significativi. Zugo è un cantone molto ricco, ovviamente contribuisce alla perequazione finanziaria nei confronti degli altri cantoni. Tra i ricchi ovviamente ci sono le grandi città, Basilea città, Ginevra, Zurigo, Bod, Neuchâtel, e troviamo nella parte proprio intermedia, ma comunque sopra la media svizzera, anche il Canton Ticino che non gode di grande perequazione perché viene considerato dalla Confederazione appunto molto vicino alla media svizzera. Questo è il risultato d'esercizio della Confederazione dei cantoni e dei comuni. Come vedete, la linea rossa, che è quella della Confederazione, da molti anni è inattivo, cioè presenta un bilancio inattivo. La sommatoria dei bilanci dei cantoni e dei comuni presenta invece un piccolo sbilancio negativo che viene sostanzialmente compensato dall'attivo della Confederazione. Si tratta quindi di conti veramente in equilibrio, come potete anche vedere dalla curva del debito pubblico. Stiamo parlando di un debito pubblico che è intorno al 35% del PIL, se lo paragoniamo con il nostro 135%, c'è un 100 in più, insomma, grosso modo, rispetto al debito pubblico svizzero. Bene, queste sono le idee, la impostazione di fondo. Di fondo, che cosa significa? Se venite ad abitare in Svizzera, quanto pagherete di imposte? Grosso modo pagherete un 8% alla Confederazione, un 8% al Cantone e un 8% ai Comuni. Questo qui è quello al Comune, quello che grosso modo vi succederà. Poi ci saranno delle piccole variazioni, avete visto il Cantone ricco di Zurigo che non incassa molto, incassa meno del 7%. Ci sono i cantoni un po' più poveri che hanno bisogno di incassare di più, il Ticino è tra questi è nella media e incassa qualcosa di più dell'8%. Quindi questo è il livello di tassazione che vi dovete aspettare. Se avete una società di capitali, alla stessa maniera venite tassati più o meno nello stesso modo dalla Confederazione sull'utile dal cantone e dal comune. Poi dovrete pagare la tassa sulla sostanza, avrete una franchigia di 250.000 franchi fissa sulla vostra sostanza e poi sul resto pagherete una piccola aliquota di imposta patrimoniale. Questo vale anche per le eventuali società di capitale che vengono appunto tassate sulla base del patrimonio netto.
Poi intendiamoci, in Svizzera ci sono tante altre piccole tasse, passerelle necessarie al funzionamento del sistema. C'è un'imposta sul tabacco molto forte e molto dissuasiva nei confronti dei fumatori, un'imposta sugli autoveicoli, sulle bevande distillate perché si intende dissuadere dall'uso dell'alcol. Diciamo che ci sono una serie di imposte collaterali, ma quelle di cui abbiamo parlato sono quelle molto visibili. E se vi trasferite in Svizzera, certamente le vedrete molto visibili sui vostri redditi. Magari il 24% di imposta non è molto se paragonato con tanti altri paesi, ma quello che dobbiamo riconoscere alla Svizzera è che, malgrado sia un sistema che è diventato sempre più complesso e negli ultimi 7-8 anni, ohimè, ha seguito anche una strada di complessità molto discutibile. Malgrado tutto, è rimasto un sistema molto più semplice di quello di altri paesi, incomparabilmente più semplice del sistema italiano. La maggior parte dei contribuenti fa la dichiarazione dei redditi per conto proprio, non ha bisogno del commercialista, può compilarla online in modo molto semplice. Una volta fatta la dichiarazione dei redditi, non è obbligato a calcolare le imposte perché è il fisco a calcolarle per lui, gli manda una cartella. La cartella può essere o posta entro 30 giorni, o posta in modo molto semplice, con due righe con cui dico oppongo la cartella. Sarà il fisco poi a contattarvi, a chiedere le ragioni dell'opposizione e l'eventuale documentazione a supporto. Una volta che è stata approvata la cartella che vi è arrivata, arriva un bollettino da pagare e questo bollettino va pagato in un termine ragionevole. Dipende dai cantoni, in alcuni cantoni si può pagare anche a rate, e nel Ticino si può pagare a rate se si paga prima, un concetto molto italiano che purtroppo ha valicato la frontiera svizzera, e diciamo che è un sistema che è premiante sotto il profilo della assoluta semplicità. Bene, io vorrei a questo punto ho trascurato volutamente la parte finanziaria, anche le imposte che gravano sulla parte finanziaria, perché abbiamo uno specialista assoluto di finanza operativa e quindi anche di quello che riguarda l'imposizione della parte finanziaria, e vorrei su questo cedere la parola e il controllo del video al caro collega Stefano Cezza, CEO di UpToValue, CEO di una prestigiosa casa di investimento svizzera. Abbiamo Pronto. Pronto? il tuo collegato a GoToWebinar. Ok, perfetto. Allora, aspetta che vediamo un po'. Ok. Perfetto, a te la parola, Stefano. Ok, grazie Maurizio. Allora, giustamente, come ha detto Maurizio, lui ha parlato, sì, diciamo, di italiani che magari, come ho fatto anch'io, si trasferiscono all'estero per vari motivi, anche per poter lavorare, perché purtroppo il sistema italiano, in particolar modo quello della finanza, non è un sistema dal mio punto di vista efficiente e premiante. Io ho lavorato per anni chiaramente in Italia nel settore finanziario, ne ho viste un po' di cotte e di crude, quindi dopo aver visto certe cose sono dovuto andare in Svizzera per lavorare come piaceva a me, o meglio, nell'interesse veramente dei clienti, anche con un'efficienza di gestione diversa da quella che è la mentalità italiana. Quindi diciamo che se invece uno giustamente vuole rimanere a abitare in Italia perché si sta bene in Italia, al suo lavoro, eccetera, ma vuole valutare di dire ok, io però mi voglio appoggiare su un paese più evoluto dal punto di vista appunto della finanza, come posso fare di poter investire i miei soldi all'estero? Perché io che chiaramente ho a che fare con molti clienti italiani, noi abbiamo molti clienti italiani, molti di questi la prima domanda è: ma se io apro un conto all'estero, mi trovo il giorno dopo la fidanza sotto casa. Allora, questa è una cosa che chiaramente va assolutamente capita, perché non è assolutamente così, nel senso che la Svizzera, come diceva anche prima Maurizio, è passata negli anni, soprattutto negli ultimi anni, a cambiare assolutamente il suo sistema, nel senso che chiaramente è vero, prima era un paese dove la maggior parte dei conti venivano aperti da gente che portava il nero, quindi aprivano conti, i famosi conti cifrati, eccetera. Invece adesso questa storia è assolutamente finita, anzi non accettano più l'apertura di conti in contanti da non residenti svizzeri in Svizzera, quindi accettano esclusivamente il trasferimento,
di denaro con bonifico, quindi in maniera tracciata e in maniera molto trasparente. Quindi quell'epoca dimentichiamola, cancelliamola, adesso c'è un'altra epoca, nel senso che c'è un'epoca del bianco, quindi tutti quelli che aprono un conto, ma io parlo della Svizzera, come potete vedere c'è un articolo che parla di un conto all'estero, nel senso che io, residente italiano, posso aprire un conto all'estero dove voglio, in Italia, in Austria, in Svizzera, in Francia, cioè l'Italia non ti vieta di poter aprire un conto all'estero. Quello che giustamente lo Stato italiano ti chiede è quello di pagare il capital gain, quindi la plusvalenza, se tu trasferisci dei soldi all'estero e hai un guadagno, perché come avresti un guadagno in Italia ti viene tassato in automatico dalla tua banca perché c'è un sistema che si chiama sistema amministrato, quindi la banca che ti tassa in automatico, c'è poi chi si fa invece il sistema amministrato, quindi si fa lui la tassazione in automatico, ma diciamo che il 90% della gente ha un sistema amministrato in banca e quindi la banca paga direttamente le imposte allo Stato. In questo caso, invece, aprendo un conto all'estero, lo Stato cosa vuole? Vuole che tu, sostanzialmente, se hai un guadagno, paghi le imposte all'Italia. Questo cosa vuol dire? Facendo un esempio molto semplice. Ipotizziamo che un residente italiano apra un conto in Svizzera all'1 gennaio 2019, versa 100.000 euro al 31-12-2019, questi 100.000 euro sono diventati 110.000. Ok, cosa dovrà fare il residente italiano che ha un conto all'estero? Dovrà esclusivamente l'anno dopo, quindi a giugno dell'anno dopo, quando sostanzialmente si pagano le tasse, quindi 2020, fare una dichiarazione sul suo riquadro RW, che è quello appunto per i depositi all'estero, dove dichiarerà la somma che ha trasferito all'estero, chiaramente con un bonifico, quindi che è tracciato assolutamente, quindi 100.000 euro, e allegherà quello che di solito poi tutte le banche svizzere forniscono, un riepilogo della sua posizione al 31-12-2019, dove fa vedere che c'è un guadagno di 10.000. Su quei 10.000 euro pagherà il 26% di imposta, che è la stessa imposta che si paga esattamente in Italia sul capital gain. Quindi non cambia assolutamente nulla, anzi, diciamo che c'è un vantaggio che poi magari andremo a vedere anche dopo, nel senso che in Svizzera io lavoro durante tutto, in questo caso io parlo della Svizzera perché chiaramente sono un gestore svizzero, ma diciamo all'estero il cliente lavora sempre come lordista, quindi durante l'anno gli acquisti e le vendite che io faccio mi rimangono sul mio conto corrente, mi rimangono esenti da imposte. Cosa che invece in Italia vengono prese in automatico perché i fondi sono tassati alla fonte, se ho un guadagno sulle azioni vengo tassato, se ho un guadagno sugli ETF vengo tassato subito, eccetera, eccetera. In Svizzera, all'estero no. Quindi comunque i miei soldi durante l'anno, quando li lavoro, io ho il rendimento ce l'ho lordo. Quindi chiaramente ho un interesse composto più alto rispetto a quello che avrei in Italia, dove invece la tassazione mi viene fatta subito. E questo negli anni chiaramente può avere un vantaggio interessante. Quindi, ripetiamo, cosa importante da fare è fare esclusivamente una dichiarazione della tenuta del conto all'estero durante l'anno, ogni anno va fatto chiaramente, quindi ogni anno si registra, diciamo, la chiusura dell'anno al 31-12, se ho avuto una plusvalenza pago il 26% sulla differenza tra quanto investito e quanto no. Quindi qua nell'articolo che vi ho fatto vedere, che ho Stefano, preso tranquillamente, sì, sulla sì. giacenza di conto, sulla giacenza, sulla disponibilità, un cittadino estero, ripeto, perché un cittadino svizzero sulla giacenza paga l'imposta sulla sostanza. E Sì. possiamo testimoniarlo io e te. Sì, No. sì, sì. Ecco, il cittadino invece straniero che ha un conto all'estero non paga nessuna imposta sul solo saldo presente all'estero, è corretto? No, esatto, corretto. Ok, perfetto, perché questa è una delle cose che viene, diciamo che c'è l'obbligo di dichiarazione, che immagino che adesso ne parlerai, però l'obbligo di dichiarazione non significa che viene tassato il saldo. No, no, assolutamente, esatto. L'obbligo di dichiarazione, come giustamente tu, è quello che io devo dichiarare che ho trasferito, quindi l'importo che ho trasferito sostanzialmente all'estero. E poi il risultato della gestione, nel senso che tendenzialmente noi poi ci occupiamo anche di assistere la nostra clientela, anche se comunque la banca già mandano dei rendiconti che sono adesso veramente molto, molto chiari, nel senso che nel report che la banca manda al 31-12 c'è l'estratto conto con tutte le operazioni che sono state fatte
durante l'anno e quindi già in automatico dai saldi, diciamo, con le plusvalenze ottenute sulle varie operazioni, quindi poi dà un saldone, diciamo, riepilogativo finale dove su quello c'è sostanzialmente da pagare l'imposta del 26%, che è l'imposta del capital gain, come dicevo prima. Ok. Quindi diciamo che è un po' questa la cosa. Quindi appunto, come adesso, per andare abbastanza veloce, visto che ci sono ancora un po' di cose da vedere, questo articolo dice giustamente portare i soldi all'estero è una procedura che se fatta seguendo determinate regole è perfettamente legale. Quindi le regole sono quelle che abbiamo parlato adesso, quindi che vanno denunciati. Uno dei metodi migliori è quello di farlo aprendo un conto, rivolgendosi a un istituto di credito. E a tal proposito è bene ricordare che qualsiasi paese appartenga all'Unione Europea non c'è bisogno di dare alcuna dichiarazione all'italiano, visto che ogni trasferimento di denaro è completamente tracciato. Quindi chiaramente con lo scambio di informazioni che adesso c'è sempre di più anche tra Svizzera e Italia, tutti i movimenti sono assolutamente tracciati e quindi chiaramente il movimento viene sicuramente segnalato e quindi da questo punto di vista non c'è nessuna problematica. In più chiaramente... Un'ulteriore precisazione: se io maturo Sì. nell'anno 2019, ho aperto un conto in Svizzera, ho maturato nel corso del 2019 un utile che però lascio lì, non reimporto in Italia. Su quell'utile Ok. devo pagare le tasse in Italia o le pagherò solo al momento in cui reimporto la somma? No, allora, se io ho un conto, le devo pagare in Italia. Quindi io sulla dichiarazione che farò a giugno dell'anno Perfetto. dopo, comunque dovrò indicarle, quindi devo pagarle. Poi posso pagarle con i soldi che ho in Italia e lasciare comunque gli investimenti in Svizzera o Ah, all'estero, sì, comunque qui sicuramente, lo no? Stato mi chiede. Però devo pagare Esatto. l'imposta nel momento in cui si è maturato il reddito finanziario, giusto? Cioè nell'anno Esattamente, in cui corretto. si è maturato il reddito finanziario. Questa è l'imposta che grava Sulla tenuta degli investimenti all'estero, esatto, corretto. Ok, va bene. Poi vabbè, qui chiaramente nell'articolo dice anche che uno volendo può trasferire anche denaro contante, perché oltre al bonifico c'è la libera circolazione fino a 10.000 euro al giorno, fino a 10.000 euro, sì, esatto, nel passaggio della dogana, quindi chiaramente uno volendo può trasferire anche denaro contante, però chiaramente, ripeto, questa in Svizzera ormai è una pratica che non si fa più, perché anche in Svizzera tendenzialmente l'uso del contante, soprattutto, ripeto, per i residenti esteri, quindi per i residenti che non sono svizzeri, viene vista un po' male, quindi magari se c'è qualche migliaia di euro si può anche fare, ma se diventano cifre troppo importanti, chiaramente neanche le banche svizzere ormai lo accettano più. Vabbè, E quindi sostanzialmente questa è la prima cosa. Quindi abbiamo visto il discorso. c'è un'osservazione interessante sulla cosiddetta IVA FE, cioè l'imposta sul valore dell'attività finanziaria detenuta all'estero, che è un 2 per 1000, credo, del saldo detenuto all'estero. È una specie di Sì, sì. patrimoniale di soldi che si hanno all'estero. Quindi è corretta l'osservazione del nostro ascoltatore. C'è l'IVA FE che ci stavamo dimenticando. Prego. Sì, è corretto, esatto. Sì, esatto, Prego. corretto. Allora, quindi sostanzialmente, come abbiamo detto, quindi aprire un conto è assolutamente uguale come averlo in Italia, la differenza è che bisogna fare questa dichiarazione. In più, vabbè, chiaramente nell'articolo di prima si parla anche che volendo un cliente italiano può aprirlo anche tramite una fiduciaria statica italiana, quindi in questo caso addirittura il cliente non dovrà fare nulla, perché sarà la fiduciaria che fa l'apertura del conto per nome del cliente e quindi come tale sarà la fiduciaria che poi paga direttamente il capital gain all'Italia. Quindi da questo punto di vista il cliente non deve fare neanche nulla, quindi si può aprire anche un conto tramite una fiduciaria che lo apre poi direttamente all'estero, quindi il cliente assolutamente da questo punto di vista non deve fare nulla. Diciamo che sostanzialmente poi la differenza, una volta che io ho aperto il conto, appunto, visto che abbiamo parlato di capital gain, è come funziona il capital gain, nel senso che ho una divisione, una differenza tra l'Italia e l'estero, nel senso che appunto abbiamo visto che in Italia il capital gain è cambiato negli ultimi anni perché giustamente prima siamo passati dal 12,5%, poi siamo passati al 20% e dal 2014 siamo passati poi all'aliquota unica del 26%. Su tutti gli strumenti finanziari, quindi azioni, fondi, obbligazioni, future, certificati, ETF, eccetera, eccetera. In Italia come funziona? Funziona che se io prima
ottengo una minusvalenza, quindi comprando questi tipo di strumenti ho perso dei miei soldini, posso, diciamo, compensare questa minusvalenza per 5 anni, quindi quello che viene chiamato lo zainetto fiscale, quindi per 5 anni posso compensare queste minusvalenze, quindi sostanzialmente se io ho poi dei guadagni non pago il 26% di capital gain perché posso compensarlo. Il problema qual è? Che questa compensazione io lo posso fare unicamente su pochi prodotti, perché non posso farli su tutti, lo posso fare esclusivamente praticamente su certifiche, su azioni e su certificati. Perché come sappiamo i fondi sono già tassati alla fonte, le obbligazioni non permettono queste cose e quindi chiaramente anche il recupero della minusvalenza non è esattamente così facile come diciamo può essere descritta. Anzi, se io poi ho semplicemente dei flussi cedolari, faccio un esempio, quelli non li posso compensare con quella che è una mia minusvalenza, quindi da questo punto di vista ho un grave disagio di disavanzo tra minusvalenze e plusvalenze. In Svizzera invece, o diciamo all'estero, la cosa cambia un pochettino, nel senso che, come dicevamo prima, essendo comunque ragionando da lordisti e quindi chiaramente facendo una dichiarazione un'unica volta all'anno, io durante l'anno, quando compro e vendo, lo compro sempre da lordista. Quindi sostanzialmente il discorso della compensazione viene fatta, tra virgolette, passami il termine, in automatico, nel senso che se io ho uno strumento che ho comprato a 10, ho venduto a 11, ho guadagnato 1 e uno l'ho comprato a 10 e ho venduto a 9, è chiaro che io poi a fine anno le due cose si matchano e quindi chiaramente il mio saldo sarà zero e quindi chiaramente non dovrò pagare nulla del 26% perché la mia operazione è stata neutra. Questo indipendentemente che possono essere azioni, obbligazioni, fondi, ETF, hedge, eccetera, eccetera. Quindi la funzionalità del conto è diversa rispetto a quella che è la fiscalità italiana. O comunque la fiscalità che uno ha come residente in Italia. Chiaramente questo nell'ottica di un orizzonte temporale di qualche anno, quindi detenendo i soldi all'estero, sugli interessi composti, quindi sul differenziale di tassa che io pago e quindi sulla compensazione, mi crea sicuramente qui veramente uno zainetto fiscale che mi permette di avere un'agevolazione rispetto a quello che ho in Italia. E quindi diciamo che questo sicuramente è un vantaggio di detenere i soldi all'estero rispetto a quello italiano. Poi, diciamo, un'altra cosa importante, e qui usciamo un po' da quello che è il discorso della fiscalità, è capire quali sono sostanzialmente i vantaggi che io posso avere detenendo appunto i soldi all'estero, in questo caso in Svizzera, perché abbiamo giustamente detto che ormai la Svizzera non funziona più come prima, che era un po' il riciclo di quello che succedeva in maniera grigia in Italia, ma ormai è una piazza efficiente, è una piazza che è sempre stata comunque all'avanguardia nel mondo come piazza finanziaria. Quindi questo in termini pratici come si misura in termini pratici? Si misura in questo modo, nel senso che la piazza svizzera è una piazza assolutamente internazionale e a differenza dell'Italia non pone nessun tipo di limitazione all'acquisto e vendita di nessun tipo di titoli, nel senso che in Svizzera qualsiasi strumento abbia un codice ISIN, quindi che è il codice di riferimento dei titoli, può essere tranquillamente comprato e venduto. Banalmente dalle obbligazioni di ogni genere all'hedge fund di, so, Warren Buffett, mi viene da dire come esasperazione. Quindi chiaramente in Svizzera non c'è nessun tipo di limitazione. In più, quali sono io ho cercato sostanzialmente di fare un piccolo riassunto di quello che possono essere i vantaggi, nel senso che chiaramente l'indipendenza, nel senso che io faccio un piccolo excursus su quella che è la nostra realtà, quindi su quello che è UpToValue, nel senso che UpToValue chiaramente cos'è? È una società di gestione patrimoniale, quindi noi come lavoriamo? Lavoriamo in questo modo, nel senso che il cliente si reca in Svizzera, noi abbiamo degli accordi con i principali istituti bancari svizzeri, apre un suo conto personale, quindi versa appunto tramite bonifico soldi sul suo conto e poi dà una delega amministrativa, che cosa vuol dire? Che noi possiamo direttamente solamente comprare e vendere, quindi fare un'amministrazione dei suoi soldi tramite l'acquisto e vendita di titoli, chiaramente in base a un profilo di rischio che determineremo quel cliente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo una realtà assolutamente indipendente, quindi indipendenza, quindi vuol dire che noi andiamo sul mercato e a seconda degli andamenti del mercato, quindi di quelli che definiamo sono le fasi, cerchiamo di trovare gli strumenti migliori in base alle esigenze del cliente.
Quindi questo vuol dire che noi non abbiamo nessun obbligo né con nessun tipo di banche, né con nessun tipo di assicurazioni, né con nessun tipo di società di gestione. Quindi noi veramente andiamo sul mercato e quello che riteniamo possa essere lo strumento migliore per il cliente lo possiamo comprare e quando riteniamo che l'operazione sia corretta lo possiamo vendere. Ma paradossalmente possiamo stare anche liquidi sul mercato. Poi farò un esempio di un portafoglio che noi abbiamo dove vedrete che visto la fase di mercato attuale più della metà del capitale del cliente è liquido in questo momento. Quindi noi non abbiamo nessuna né fretta né esigenza di investire soldi. Perché? Perché anche dal punto di vista dei costi la cosa è molto chiara, nel senso che in Italia col subentro della MiFID 2 doveva cambiare tutto, tutti i costi dovevano essere esplicitati. Invece ancora di più sono stati i costi mascherati perché con le società di gestione che hanno creato hanno alzato notevolmente i costi sui fondi, sui sottostanti, non si capisce più niente, anzi il cliente paga molto di più in maniera poco trasparente. Da noi è tutto molto chiaro, nel senso che il cliente con noi, appunto, come dicevo, firma un mandato di gestione patrimoniale, ha un importo che paga all'anno in maniera molto chiara e paga semplicemente quello. In più, noi abbiamo una commissione di gestione trimestrale che è col sistema di watermark, cioè ogni trimestre dobbiamo fare sempre meglio del trimestre precedente per avere una commissione di performance. Quindi questo cosa vuol dire? Che tra noi e il cliente si instaura una compartecipazione di interesse, nel senso che più il cliente guadagna, più anche noi guadagniamo. E quindi è chiaro che quando andiamo sul mercato andiamo appunto con l'indipendenza e cercando di avere sempre un ottimo rapporto tra il rischio e il rendimento, perché le nostre gestioni sono gestioni attive, non sono gestioni statiche dove vengono presi lì fondi, obbligazioni, azioni dimenticate. Noi continuiamo a monitorare, abbiamo sempre un comitato di investimento che cambia gli investimenti, cerca sempre di avere una frontiera efficiente, cerca sempre di ottimizzare in base a quelli che sono gli andamenti del mercato stesso. E quindi questo è molto importante. Ripeto, la cosa importante è anche che noi non abbiamo, cioè il mercato svizzero ci permette veramente di poter utilizzare qualsiasi strumento quotato al mondo e quindi non c'è limitazione e quindi noi veramente cerchiamo di fare quelli che possono essere gli interessi principali per il cliente. Io ho chiaramente, come ho detto, lavorato in Italia per parecchi anni, quindi so quali sono le realtà italiane, molte volte ci sono dei miei amici che mi chiedono anche dei consigli. Io alcune volte mi capita di consigliargli dei titoli, ma banalmente anche delle obbligazioni, perché se adesso voglio prendere questo esempio, vi faccio un esempio. Qua io su un portafoglio di una mia cliente ho una Volkswagen, quindi insomma un'obbligazione Volkswagen che è una subordinata, quindi chiaramente perpetual, e io questo titolo ho cercato di farlo comprare in Italia ad alcuni miei amici e questo titolo non è comprabile perché in Italia secondo loro c'è un profilo di rischio troppo alto, devono censirlo, non vale la pena, non rientra sotto MiFID. Quindi c'è un'obbligazione che comunque è una cedola di facciata, visto il mercato obbligazionario adesso, molto interessante, che comunque sta avendo un ottimo rendimento, in Italia non è possibile comprarla. E quindi è chiaro che in Italia la consulenza non si può fare perché o compri i prodotti che ti spingono a comprare le banche, le assicurazioni o con portafogli già fatti e quindi è per questo che un cliente italiano di solito difficilmente, soprattutto nelle fasi di mercato, diciamo, non propriamente positive ma laterali o leggermente negative, perdono sempre perché non c'è indipendenza, non c'è gestione, non c'è consulenza. Io, questo è un esempio di un'obbligazione, ma potrei farvi vedere, ripeto, non mi interessa perché questo è un portafoglio che noi abbiamo fatto in base a delle scelte di investimento. Qui ci sono due fondi che in Italia anche questo è impossibile comprare perché questi sono fondi che vengono fatti comprare, a parte essere quotati, ma anche principalmente istituzionali, che noi possiamo comprare e possiamo mettere sul portafoglio dei clienti. Sono due fondi inglesi, uno si chiama poi Found Smith e Lindsdale. Questo è il portafoglio ad oggi, l'ho stampato. Come potete vedere, nonostante un anno e abbiamo visto le crisi dei mercati nell'ultimo mese, questi sono fondi che uno dall'inizio anno fa il più 12 e uno fa il più 6, quindi sono fondi veramente eccezionali. Quindi nelle fasi di mercato, ma ripeto, io non prendo soldi da questi fondi, cioè li scelgo, li metto dentro il portafoglio perché secondo me sono strumenti che fanno la differenza in questa fase. Quindi possono essere questi come possono essere altri, però questi, se voi provate a comprare in Italia, è impossibile da fare. E quindi questo è il vantaggio di avere comunque, ripeto, una piazza finanziaria che è sempre stata all'avanguardia e che si mantiene ancora all'avanguardia perché permette veramente di fare una diversificazione che sia vantaggiosa e ottimale per chi decide di aprire un rapporto in Svizzera. Non so se ci sono domande o io vado avanti.
Sì, un ascoltatore sostiene che il regime dichiarativo italiano è molto simile alla fine a un regime dichiarativo dove io, avendo portato dei soldi all'estero, per esempio in Svizzera, faccio degli investimenti là e il regime dichiarativo diventa sostanzialmente analogo a un regime dichiarativo italiano, secondo l'opinione del nostro ascoltatore. Ma ripeto, infatti, come ho detto prima, il sistema dichiarativo in Italia, però, chi è che lo fa? Forse il 10% della popolazione, perché il 90% fa regime amministrato. Quindi è vero in parte quello che viene detto, però è anche vero che io mi ricordo un po' di tempo fa, avevo un mio cliente, che era uno dei pochi che avevo, che faceva il sistema dichiarativo, e non era assolutamente facile farlo, anzi, ogni anno aveva contestazione da parte del fisco, perché il fisco gli diceva che quello che lui aveva fatto non era corretto. Sì, Quindi ok. anche Non facciamo perché più questa soprattutto cosa. no, esatto, quindi è chiaro che poi dipende dal tipo di operatività, nel senso che se uno fa un'operazione all'anno il dichiarativo è facile, ma se uno già comincia a fare qualche movimento in più, vi posso assicurare che non è così facile fare combaciare quello che lo Stato italiano chiede con il regime dichiarativo che uno si deve fare da solo. Quindi non è così banale, però tutto sommato è una considerazione che ci può anche stare, voglio dire. Ok. Assolutamente. Assolutamente. E in più, oltre a quello che abbiamo visto, volevo anche dire un'altra cosa, che chi appunto opera tramite noi, comunque un gestore professionale in Svizzera, l'asset allocation che viene fatta sul suo portafoglio titoli viene fatta anche, come dicevo prima, ragionando come un istituzionale, quindi ha accesso a mercati che un cliente che viene chiamato affluent in Italia, quindi quello che è normale, non può avere. Quindi, faccio un esempio, questo è un prodotto, ma ripeto, non sono prodotti nostri, è un prodotto che ha fatto la Banca Cantonale di Lucerna, che è stato fatto un po' di mesi fa, dove per esempio lo studio aveva ipotizzato di fare un certificato su Fiat Chrysler e Renault. Sappiamo chiaramente quello che è successo dopo, quindi con in ballo la fusione, quindi come sono andati i titoli, la struttura era molto snella, dava un rendimento di 10% annuo, con già la prima rilevazione dopo 6 mesi. Perché avevo fatto questo esempio? Perché questo è un prodotto che in Svizzera viene chiamato in private placement, cioè non viene quotato sul mercato, viene collocato esclusivamente agli istituzionali. Quindi questo è un prodotto che noi sui portafogli dei nostri clienti abbiamo potuto fare, ma un cliente italiano che ha un suo cliente, non so, in Fineco in Italia, non può farlo perché su Fineco vengono esclusivamente emessi i certificati che vengono quotati e vengono mandati sull'Eurex. Questo invece è un prodotto in private placement, ma noi di questi ne potremmo fare N, perché se noi abbiamo un cliente che ci dice: io ho questa esigenza, strutturatemi un prodotto, sul suo portafoglio si può direttamente strutturare un prodotto fatto ad hoc. E quindi questo è anche un reale vantaggio di quello che si può avere facendo una gestione direttamente sulla piazza finanziaria bruta come quella svizzera. In più, sempre a supporto di questo, vi faccio vedere un'ipotesi di quelli che vengono chiamati credit link and notes, che sono sostanzialmente dei certificati, però a capitale protetto e a cedola protetta. E che cosa vuol dire? Che faccio un esempio: sulla Repubblica, sul BTP, quindi Repubblica of Italy, quindi sul BTP, si può strutturare un CLN, quindi un prodotto, un certificato che dia un rendimento più alto della cedola italiana che del BTP stesso, e anche questi sono prodotti in private placement, quindi che vengono emessi su nostra richiesta dei controparti. Perché? Perché la struttura, chiaramente, oltre in questo caso ad esserci il rischio paese, quindi il rischio Italia, c'è chiaramente il rischio emittente. Però è chiaro che le emittenti sono sempre i principali player internazionali, come può essere Morgan Stanley, Nomura, BNP Paribas, eccetera. Quindi anche lì, da quel punto di vista, cade il rischio dell'emittente. E quindi chiaramente questi prodotti, che ripeto, sono strumenti di capitale garantito, eccetera, garantita, permettono di avere mediamente un punto e mezzo in più rispetto a quello che sono le cedole di facciata che vengono collocate sul mercato. Infatti, tenete in considerazione il fatto che la maggior parte di questi prodotti vengono dedicati a tesorerie, enti, fiduciarie, quindi tutti i soggetti giuridici, ma anche in Italia. Quindi adesso sparo, però comunque la SPA quotata in Italia ha una sua tesoreria, e per la sua tesoreria non è che va sul mercato a comprarsi il BTP come fanno tutti, si fa strutturare dei prodotti che permettono di avere un rendimento più alto, perché ha tanti soldi da investire. In questo caso, ripeto, in Svizzera, prendo un conto corrente con 100.000 euro, che non è un importo grandioso, si può comunque, chiaramente di tutto rispetto, si può comunque accedere a un tipo di mercato da istituzionale. Quindi veramente si ha
la potenzialità, la possibilità di aprirsi a un ventaglio di opportunità che sicuramente avendo una gestione tradizionale in Italia questo non può essere fatto. Quindi si fa proprio un salto, diciamo, dalla parte del cliente normale alla parte dell'istituzione e vi posso assicurare che, come potete vedere, il mercato cambia in maniera importante. Diciamo che le cose più importanti che mi piaceva dire sostanzialmente erano un po' queste. Non so se poi ci sono altre domande, Maurizio, in base a queste cose. Ci sono parecchie osservazioni di persone che hanno evidenti esperienze di investimento, ma sono osservazioni appunto che riguardano ad esempio la indipendenza della gestione separata delle SIM rispetto alla banca, Assolutamente. SICAV di proprietà delle banche, insomma, le cose che abbiamo visto alle volte, devo dire più frequentemente in Italia, o ahimè, che non all'estero, perché magari all'estero sono fenomeni molto più controllati, no? Non so se sei d'accordo con me, Stefano, sul No, ma fatto assolutamente, è un po' quello che ho detto prima, nel senso che. che, ripeto, io parlo della mia esperienza personale, quello che facciamo noi, poi giustamente ognuno ha la sua esperienza, nel senso che, ripeto, noi non abbiamo nessun accordo con nessuna compagnia di investimento, assicurazioni, banche, eccetera. Quindi per noi la banca è esclusivamente un mezzo, è un mezzo per garantire la sicurezza al cliente, nel senso che giustamente il cliente viene in Svizzera, apre un conto, non so, Credit Suisse, noi abbiamo un accordo con Credit Suisse, il cliente versa i suoi soldi su Credit Suisse, quindi i suoi soldini sono garantiti dalla banca ed ha esclusivamente una procura amministrativa alla nostra società, Adaptivalue, per poter gestire i suoi soldi. Nel momento nel quale lui è contento della nostra gestione, noi continuiamo a gestire. Nel momento nel quale lui non è più contento, chiama Credit Suisse e dice togliete la delega amministrativa ad Adaptivalue e in un minuto noi non possiamo più gestire i soldi del cliente, quindi è molto facile. Uno. Due, ripeto, noi non abbiamo nessun accordo con la banca, quindi io vi ho fatto vedere dei fondi o delle obbligazioni o dei titoli che non sono di entità svizzere, sono un'obbligazione di Volkswagen che è tedesca, dei fondi che sono inglesi e quindi noi veramente andiamo sul mercato e decidiamo a seconda delle fasi di mercato che tipo di strumenti prendere. Io prima vi ho detto che questo è un esempio, questo investimento in questo momento come liquidità ha 157.000 euro, quindi voglio dire. In questo momento il mercato non ci piaceva, abbiamo chiuso delle posizioni a fine di aprile, inizio maggio, e siamo liquidi. Se adesso il mercato ripartirà, come è probabile che possa succedere, riprenderemo delle posizioni che ci piacciono, ma questo in maniera molto autonoma. Poi, ripeto, se siamo bravi a farlo, il cliente sarà contento, quindi continuerà a investire con noi. Se non saremo bravi, ci toglierà la delega e non potremo più investirlo, ma sicuramente non lo saremo, ma non perché abbiamo degli accordi o distribuiamo delle cose perché ci vengono imposte, esclusivamente perché non siamo bravi noi, quindi dipende esclusivamente dalla nostra abilità, non da dei fattori esterni. Io invece in questi anni ho visto portafogli di banche, primarie banche italiane, dove comunque anche loro penso che possano avere apertura a un mercato un po' più ampio, non chiaramente come il nostro, ma alla fine veder comprate sempre le solite cose, che secondo me è una cosa abbastanza paradossale, ma anche su portafogli molto importanti. Assolutamente, Stefano, ti ringrazio del contributo. Una domanda solo molto veloce di chiarimento. Sì. I dividendi sono tassati al 26 o al 35? Allora, dipende dal tipo di obbligazione. Nel senso che se è un'obbligazione svizzera è tassata al 35. Se invece è un'obbligazione che rientra sotto diciamo la legislazione di chi fa conto corrente è passata in base alla legislazione del contraente, esatto. Questa è la ragione per cui troviamo tanti prodotti lussemburghesi, vero? In Svizzera, per Eh esempio. sì. Sarà un caso, è vero. Ok. Benissimo. Prima avevo promesso solo, mi riprendo un attimo il controllo del video per dire due cose, mentre ti ringrazio del contributo di Grazie a te. me. Ecco, per concludere il discorso di prima sulle tasse, vedete che è possibile in Svizzera, sulle vostre tasse, sulle tasse di un normale contribuente, fare calcoli di questo genere. Ho un reddito annuo di 60.000 franchi, mi trovo a Bellinzona, quindi nel canton Ticino, il cantone mi prenderà 5.729 franchi e li spenderà in questo modo.
i 5.729 franchi che ritirerà a me, li spende 1.315 franchi in educazione, 1.038 in sicurezza sociale, 946 in sanità, 567 in amministrazione generale e così via, trasporti, comunicazione, cultura, ordine pubblico, finanze e imposte, protezione dell'ambiente ed economia nazionale. Questa è la ragione per cui il sistema fiscale svizzero alla fine è un metodo da cui prendere spunto, da cui prendere esempio, proprio perché la destinazione delle imposte è assolutamente resa trasparente al cittadino. In questo bisogna dire che gli svizzeri sono stati molto più bravi di molti altri paesi. Temo che siano stati più bravi anche dell'Italia, ma magari lascio a voi questa conclusione. Bene, era un'ulteriore precisazione perché prima l'avevo promessa. Come al solito al 320-8756-444 potete trovare tutti i chiarimenti che desiderate. Se avete la necessità di avere un supporto perché state pensando a degli investimenti in Svizzera, perché state pensando di trasferirvi in Svizzera, state pensando di voler avere un'attività in Svizzera, di costituire una società in Svizzera, bene, un 320-8756-444, il nostro customer care è a vostra disposizione. Abbiamo su questo una curva di esperienza che è rilevante, significativa. Sia sotto il profilo di chi vuole investire del denaro in Svizzera, sia sotto il profilo di chi vuole materialmente trasferirsi, avere un proprio reddito, un proprio lavoro, una propria attività, eventualmente una società in Svizzera. Manifestate con tranquillità il vostro eventuale interesse sui contenuti di questo webinar al 320-8756-444. Fate lo stesso se per qualsiasi ragione ritenete che non abbiamo risposto in modo sufficientemente esauriente a tutte le domande, tenete anche presente che nel tempo di un webinar bisogna essere necessariamente sintetici, ma faremo del nostro meglio per rispondervi in ogni caso. Questo vale, il numero sarà attivo sia per tutti coloro che mandano un messaggio, un WhatsApp, un SMS perché partecipano in diretta a questo webinar, piuttosto che lo vedano in forma registrata. Grazie a tutti, grazie a te Stefano per il contributo Grazie a te, Maurizio, per l'invito. di idee e di conoscenza. Vi ricordo il prossimo appuntamento col prossimo webinar sarà con Fabio Reste, con la Quantum Trading School, il 6 giugno alle 18. Ribasso annunciato, previsione centrata in pieno da Fabio Reste nel webinar precedente, bisogna dare atto che quello che aveva detto si è puntualmente verificato e allora noi gli abbiamo chiesto adesso cosa succede Fabio e lui verrà a spiegarcelo il 6 giugno alle ore 18, quindi giovedì prossimo, dopodomani alle ore 18 saremo di nuovo qui sulla piattaforma di Traders Webinar. Per iscriversi a questo webinar di giovedì prossimo, cliccate sulla icona, sull'immagine che trovate sul sito di tradersmag.it, di Traders Magazine Italia. Per iscriversi al prossimo webinar di giovedì prossimo. Grazie a tutti quanti. Vi ricordo ancora per l'ultima volta il nostro numero di telefono per WhatsApp e SMS per qualsiasi necessità, chiarimenti, approfondimenti, necessità di consulenza sui temi che sono stati trattati in questo webinar. Saremo volentieri a vostra disposizione per rispondervi. Grazie ancora e arrivederci a giovedì sera.